Con la bandiera ungherese issata con gli onori militari davanti al Parlamento, Budapest ha commemorato quello che avvenne il 23 ottobre 1956, quando una manifestazione pacifica, poi sfociata in una rivolta armata, si mobilitava contro la dittatura comunista e l'occupazione sovietica. Dal 1991, nell'anniversario di quel giorno, è stata istituita una festa nazionale. Viviamo in un momento in cui c'è una guerra nel nostro vicinato, una crisi finanziaria nell'Unione Europea e un'invasione di migranti dal sud. Siamo fortunati a non avere la sinistra al potere. Immaginate come sarebbe stato, ha dichiarato nel suo discorso il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Ma proprio il capo del governo ungherese è stato criticato durante una manifestazione organizzata da studenti e insegnanti. Questi ultimi affermano di essere pagati con stipendi da fame e accusano il governo di non mettere un freno all'aumento dell'inflazione. Oltre a supportare i docenti, molte persone hanno mostrato striscioni antirussi e hanno puntato il dito contro il premier ungherese per aver omesso in diverse occasioni di prendere le distanze da Mosca per la guerra in Ucraina. Il ricordo di quello che è successo 66 anni fa è vivo nella mente di molti. Il problema del 56 è stato il ritorno dei russi. Oggi ho l'impressione che il governo stia cercando di invitarli a tornare, dice un manifestante. In molti tracciano analogie con le decisioni della politica estera dell'Ungheria di oggi. Orbán è diventato famoso 33 anni fa grazie alla rivoluzione del 56. Da allora ha cambiato diverse ideologie. Sta aumentando il suo stipendio, ma non quello degli insegnanti, ha detto il leader dell'opposizione Péter Márkizay. 66 anni dopo, gli ungheresi sono ancora in piazza.